Alle 6:50 del 20 aprile 2023 mi collego in questo momento e trovo un pasto in atto. Se vado sull'altra webcam ho paura che la madre col corpo precluda la vista. E allora ci dobbiamo accontentare. Comunque un'occhiata la voglio dare lo stesso. No, sei molto meglio questi. Mi ero sbagliato, si vede molto meglio. Io credo che 4 sia il numero limite per poter nutrire bene tutti quanti. 5 comincia a essere troppo e 6 capita anche 6, eh? E diventa esagerato, ci sono davvero dei grossi rischi per l'ultimo. 4 è il numero limite. Anche l'ultimo si fa avanti. Pezzo grosso lo mangia la mamma, il piccolino si fa avanti e ottiene un bocconcino, ne ottiene un altro e un altro ancora. Bene, gliel'aveva dato e se l'è ripreso. È buffa la Giulia, ogni tanto glielo dà e il boccone poi se lo riprende. Come dire, se non fate presto a ingoiarlo, io me lo riprendo. Questa è la seconda colazione, ragazzi. Non l'avevo previsto. Certo, quanti poveri uccelli senza colpa vengono massacrati per nutrire loro, è vero anche questo. Questo si è messo di schiena, come dire, sono sazio, non mi dare più niente. Guarda che boccone enorme. Tu stai queste piume, se ne mangia lei. No, come fa a mangiarsele? Dice che poi le rigurgitano, ho letto da qualche parte. Ma vorrei vedere. Però ai piccolini non gli ho visto mai rigurgitare niente. Guarda, la madre glielo leva, dice, questo è troppo grande.
Anche lei è confusa, non sa che cosa farne di queste penne lunghissime. Ora le fa a pezzi, dice così, non se ne parla più. È un pezzo da rottamare questo. Non c'è niente da mangiare e non si riesce a ingoiare. L'ho fatta a pezzi, era la cosa migliore. Qui c'è ancora un po' di ciccia, eh? Qui c'è ancora un po' di ciccia. Lei sta continuando a spennare però, eh? Se li vuoi già spennati, devi andare al supermercato. Hanno i polli già spennati, non hanno i piccioni. Lo sta spennando tutto. Tutte queste penne. Ma che gli dai da mangiare le penne? E mangiare anche quelle, d'altra parte. Oh. Ciccia, penne, ossa. Mangiano tutto. Se mangiavano frutta e semi era meglio, comunque. Adesso siamo a un punto che i ragazzini sono quasi tutti robusti, si equivalgano e riescano a ottenere da mangiare. Sono diventati grandi, robusti. È più facile per loro ottenere cibo. Lei si mangia un boccone gigante, tante penne. Qui c'è un budello lungo lungo. Lei si mangia anche quello. Se l'hai portato via, eh? Se l'hai portato via. Ok, brava Giulia. E invece no. Ci ha ripensato, è ritornata. Credevo che stesse andando via, e invece ha avuto un ripensamento. Dice lei, mangiate così crescete subito e vi levate dalle balle. Beh, siamo quasi a 10 minuti di registrazione. Sta venendo fuori un bel video. Poi dovrò perdere tempo per caricarlo su YouTube e poi lo condivido. Oppure posso fare le cose contemporaneamente, mo vediamo. Non è che sono molto bravo io in queste faccende. Ma ti guarda, stava per andare via e ci ho ripensato.
i quattro dell'Ave Maria. Ancora non sono in grado loro di prendere il cibo da soli, ma tra non molto lei lascerà la preda lì e loro se la contenderanno. Questi sono gli animali veramente carnivori. Noi no, noi per mangiare la carne la dobbiamo cucinare, condire, speziare, altrimenti ci fa schifo. Chi è che mangerebbe questa schifezza? Per noi è schifezza questa. Perché non siamo carnivori. La nostra dentatura non assomiglia a quella di un felino, per esempio. E non abbiamo nemmeno un becco come c'era un falco o l'aquila. Noi abbiamo una dentatura molto simile a quella della pecora, per esempio. Queste sono considerazioni giuste. Oh, stavolta è veramente finito, eh? Si va a fare una bella passeggiata la mamma. E loro si faranno una bella dormita. 12 minuti di registrazione, possiamo chiudere qui.